Buongiorno, cominciamo la nostra sessione dove tenteremo di spiegarvi quello che abbiamo fatto qua per il Technology Hub. L'idea era dare una visione d'insieme di tutte le tecnologie che potete vedere nella fiera, cioè quindi come sono state applicate nel processo di sviluppo prodotto. L'idea che ci ha guidato a portare questo lavoro era dare un senso alle nuove tecnologie. Spesso e volentieri si parla di Industria 4.0, si parlano di cose che sembrano strane o forse troppo nuove, ma di fatto stiamo parlando di cose che ci sono da tanto tempo, soltanto che adesso riescono a essere accessibili, cioè hanno dei costi che si possono permettere praticamente quasi tutte le aziende. Parlando anche ad esempio che il tema di oggi, 3D printing o additive manufacturing, non è una tecnologia nuova, è una tecnologia che ha 20 anni, soltanto che 20 anni fa chi poteva permettersela erano quasi nessuno, insomma, cioè pochissimi. Oggi con l'aumento della tecnologia e comunque con l'abbattimento dei costi siamo riusciti a farla diventare una tecnologia di massa. Allora, partendo dalle nuove tecnologie, la prima, ed è quella sulla quale abbiamo incentrato tutto il nostro lavoro, è il PLM, questo strano oggetto del desiderio che è più o meno da 15-20 anni che se ne parla, ma è difficile capire che cosa sia o che cosa serva. Il Product Lifecycle Management, che permette di connettere le persone, connettere le aziende, supportare il flusso di progettazione, è quello che è il filo conduttore di tutto quello che abbiamo visto, tra virgolette, al di là della progettazione delle macchine intelligenti, si sono spostati i pallini, ma va bene, no? E di conseguenza come connette tutte le altre tecnologie. Fondamentalmente avere un PLM significa avere un'infrastruttura, una piattaforma che mi gestisce tutti i dati in modo tale che tutte le persone coinvolte nel processo possano avere le informazioni giuste al momento giusto per portare a termine il proprio lavoro. E di conseguenza l'idea è raccordare tutto il flusso operativo dalla progettazione poi alla manutenzione del prodotto sul campo e avere le informazioni giuste per portare a termine questo compito. Si traduce in termini generali nella continuità digitale, cioè quello che ha come significato operativo il calcolatore all'interno dell'azienda, che non è semplicemente uno strumento individuale come il CAD o come tanti altri strumenti, ma è anche uno strumento di gestione dei dati e di supporto alle attività con le informazioni corrette. Questa cosa è veramente difficile da spesso e volentieri da spiegare, perché per spiegare correttamente questa cosa bisogna avere una visione di insieme di tutto il processo e una visione di come le persone lavorano e dove perdono il tempo perché non hanno le informazioni giuste nel processo. E allora spesso e volentieri appoggiamo la tecnologia come se fosse la panacea di tutti i mali, ma la tecnologia da sola non fa niente. Quindi dobbiamo imparare a usarla, dobbiamo imparare a portarla all'interno delle attività quotidiane. La tecnologia informatica, come è uno strumento, come tutti gli altri strumenti, è stata, tra virgolette, inventata o realizzata perché avevamo un problema da risolvere. Quindi se oggi abbiamo il CAD 3D è perché qualcuno tanti anni fa si era posto il problema di modellare in tridimensionale, cioè di avere una rappresentazione virtuale del prodotto ancora prima di costruirlo, ok? E così tutte le altre tecnologie. La 3D Experience, che è diciamo l'insieme di tutte queste tecnologie che stiamo proponendo noi qua in fiera, è uno strumento per migliorare le prestazioni nel processo di sviluppo prodotto. Cos'è il processo di sviluppo prodotto? Sono tante attività che devono essere fatte per portare prima il prodotto in produzione e poi sul mercato. Diciamo che questo, tra virgolette, è un processo che fanno tutte le aziende. Per qualsiasi fase del processo di sviluppo prodotto, noi abbiamo bisogno degli input, cioè se io devo progettare un prodotto nuovo, qualcuno mi deve dare i requisiti, mi deve dire che cosa vuole esattamente, perché sennò non riesco a progettarcelo. Allo stesso modo,
nelle varie fasi, siccome non è che può fare tutto una persona sola, quindi bisogna anche trasferire le informazioni correttamente e proteggerle in modo tale che siano fruibili all'occorrenza. Ecco perché ci vuole un database, un sistema di data management, una piattaforma, in questo caso la 3D Experience, che mi permetta di far lavorare assieme tutte le persone perché accedono agli stessi dati in maniera protetta e controllata. A questo punto ognuno può sviluppare il suo lavoro e restituire al flusso quali sono le informazioni che mancano e che sono oggetto del proprio lavoro, disegni, modelli, cicli e così via. La piattaforma si compone di tante applicazioni, cioè non è uno strumento unico, è un insieme di strumenti che hanno come base comune il database dove archiviano i dati. Le prime applicazioni che troviamo nella piattaforma sono le applicazioni di organizzazione dei dati e di collaborazione, cioè quindi si comporta come un portale e di conseguenza permette di condividere le informazioni tra tutte le persone che ci accedono. Una volta che abbiamo identificato l'informazione che ci interessa, possiamo vedere come è strutturata e organizzata. In questo caso possiamo vedere anche la distinta del prodotto con la rappresentazione delle immagini, dei componenti che sono oggetto della distinta. In aggiunta si comporta anche come strumento di project e program management e quindi riesco anche a pianificare tutte le attività necessarie a portare a termine il lavoro. Questo è il punto di inizio. Poi si entra nella parte di progettazione di dettaglio e qua troviamo tutte le applicazioni necessarie a portare a termine il lavoro, dall'impostazione concettuale dei sistemi e i sottosistemi del nostro prodotto allo sviluppo dei modelli CAD, sino ad avere una, diciamo, un controllo delle geometrie che poi porteremo in produzione, quindi per essere fresate e realizzate fisicamente. Prima di fare questo però possiamo anche simulare tutti i processi, sia di lavorazione, quindi programmare i robot, e sia simulare quello che è il comportamento del nostro prodotto, sia a livello di analisi strutturale, sia a livello di analisi fluidodinamica o di analisi fotorealistica, cioè poter vedere il prodotto esattamente come verrà senza averlo costruito. Come vedete sotto, questa è un'auto della Lamborghini dove con degli strumenti di rendering riusciamo a posizionare il prodotto su una strada anche se il prodotto non è stato fisicamente ancora realizzato. Infine ha degli strumenti di, chiamiamo, di sintesi, di riepilogo di tutti i dati e di analisi di quello che sta succedendo in modo tale da supportare il processo decisionale, cioè dare le giuste informazioni alle persone che possono prendere le decisioni su come procedere nel processo. Fatta questa premessa, l'esercizio che abbiamo voluto portare in fiera era farvi vedere come nella realizzazione di un prodotto che è il robottino che vedete di là, quali sono le implicazioni e che cosa bisogna fare per raggiungere l'obiettivo finale. Il primo obiettivo che ci siamo dati è eliminare i silos, cioè eliminare tra virgolette le barriere che normalmente ci sono tra gli enti e tra le persone in un'attività che richiede l'intervento di tanti. In questo contesto abbiamo messo insieme tutti i nostri partner che vedete, Abel, Kitech, CSP, Design System, ognuno con una sua particolarità, ognuno con uno suo skill specifico, e quindi abbiamo incominciato a lavorare tutti insieme e per raggiungere uno scopo. Lo scopo era capire che cosa dovevamo fare e verificare che quello che stavamo facendo andava bene, cioè quindi validare tutti i requirement che abbiamo impostato all'inizio del lavoro. È finito il lavoro ed è l'obiettivo primario mettere in piedi un metodo che ci consenta di fare la stessa cosa la prossima volta utilizzando la tecnologia per quello che serve e non come una cosa da fantascienza. È uno strumento che abbiamo utilizzato per poter realizzare fisicamente il lavoro che avete visto qua. Il lavoro che abbiamo fatto qua è la realizzazione di questo robot, cioè praticamente abbiamo progettato la parte meccanica, la parte elettronica, ci abbiamo messo il software e poi con il software abbiamo controllato gli attuatori, che è la parte elettrica, che è quella che movimenta il robot stesso.
che può sembrare un giochino se vogliamo vedere, ma è stato fatto tutto secondo delle logiche rigorose. C'è il software, è stato gestito il software, sono stati realizzati i componenti e poi quando finalmente il nostro prototipo virtuale, cioè il nostro robot, ha preso forma all'interno della piattaforma, abbiamo deciso di passare alla realizzazione, cioè quindi produrre fisicamente i componenti, acquistare gli attuatori e l'abbiamo assemblato. Ok? Abbiamo seguito la logica del system engineering, per chi lo conosce, che mette insieme le logiche dalla gestione dei requisiti alla scomposizione funzionale in sottosistemi per capire come controllare la componentistica all'interno del prodotto e poi la realizzazione fisica dei componenti che rappresentano le funzioni che devono essere portate, che devono essere controllate e portate a compimento. In questo contesto l'obiettivo era far vedere in un'unica sessione, in un unico flusso, tutto quello che potete vedere qua in piazza. Cioè un robot, ok, vedete poi i robot che cosa fanno, cosa possono, come possono essere impiegati, siano essi collaborativi o no, ma prima devono essere progettati, testati e validati. Ed è questo il primo obiettivo che ci siamo dati. Come si fa a progettare una cosa che non è soltanto una forma, ma è anche un qualche cosa che si deve muovere, assolvere un compito, e questo compito lo gestisce un software. Il software è parte della progettazione del prodotto stesso. Troppo spesso questo ce lo dimentichiamo, no? Perché se poi il software non funziona, non funziona tutto il resto, anche se abbiamo fatto un prodotto bellissimo. Poi abbiamo visto la parte di analisi strutturale, abbiamo incominciato a integrare nel flusso di progettazione l'analisi strutturale per ottenere un risultato di massima resistenza con il minimo impiego dei materiali, e questa è la tematica di oggi. Cioè oggi andremo sull'analisi topologica e vedremo come si può fare l'ottimizzazione delle forme. Abbiamo fatto diversi tentativi e diversi esperimenti in modo tale da garantire il compito e di conseguenza risparmiare sul materiale da impiegare per realizzarlo, e così via. Alle nostre spalle abbiamo una camera virtuale dove potete vedere come organizzare una design review e vedere il prototipo in full immersive, cioè potete entrare dentro tridimensionalmente a guardare il robot. Dietro ancora abbiamo il laboratorio con le stampanti 3D dove abbiamo realizzato i componenti, e a questo punto, magari l'avete già visto prima, l'ultimo è come poi connettere il robot fisico al suo prototipo virtuale e capire come il software controllare entrambi per verificare che quello che abbiamo fatto è coerente con l'obiettivo iniziale. Adesso vi lasciamo a vedere fisicamente quello che è stato fatto e vi spieghiamo lo scenario generale in termini operativi e poi la parte di ottimizzazione topologica e additive manufacturing. Grazie Mauro. Brevemente vi introduco tutti i lavori che sono stati fatti insieme con il team da Sosistema, i nostri partner. Abbiamo pensato, come abbiamo visto prima, di unire, di andare a utilizzare tutte le discipline, le tecnologie che il Technology Hub ha portato in fiera, ma nel contesto di un flusso di processo di sviluppo prodotto. Abbiamo iniziato andando a gestire la pianificazione delle attività, partendo dai requisiti del prodotto. Nella fattispecie è il robottino, abbiamo raggruppato questi requisiti, importati nel sistema, sempre la 3D Experience, e da lì siamo partiti con suddividere le attività tra di noi. Quindi abbiamo segnato le attività, ognuno aveva la propria attività da svolgere con un deliverable da portare. Successivamente, come abbiamo visto nella sessione di ieri, siamo andati a impostare tutta la struttura del prodotto utilizzando, come abbiamo visto prima, la metodologia del system engineering, quindi una scomposizione strutturale del prodotto stesso in requisiti, struttura funzionale, logica e fisica, per andare a descrivere il comportamento del modello virtuale ancora prima di avere un prototipo fisico. E andando avanti abbiamo utilizzato una
l'additive manufacturing più come modo di pensare al nuovo modo di progettare, quindi un nuovo concetto, nuovi prodotti che possono essere realizzati solo attraverso l'additive manufacturing, quindi le stampanti 3D. Successivamente siamo passati a progettare, a fare della progettazione di dettaglio non solo delle parti meccaniche ma anche delle parti elettroniche, elettriche e così via. Infine tutto questo, una volta realizzato i prodotti, dovevano essere assemblati. Abbiamo gestito anche il ciclo delle operazioni da svolgere all'interno del sistema, e dopo vedremo anche questa parte qui. E infine abbiamo pensato come utilizzare la realtà virtuale o la realtà aumentata in un processo di sviluppo prodotto. Ora lascerei la parola a chi ha collaborato invece sulla parte di additive manufacturing, che ci può spiegare nel dettaglio che cosa è stato fatto.